Nerveshare è la tecnologia di Android che permette di scambiare file tra più dispositivi in modo semplicissimo. Da oggi è disponibile anche su computer Windows, permettendo così lo scambio di file tra telefono e computer e viceversa in modo estremamente rapido. In questo video vi racconto tutto. Tecnologia di condivisione rapida nelle vicinanze introdotta da Android 6 in poi, fino ad ora utilizzabile solamente tra smartphone e tablet. Possiamo equipararla al famosissimo AirDrop di Apple, che permette di scambiare tra iPhone, iPad, Mac file in maniera estremamente facile. Da oggi è possibile scaricare questo programma anche su computer Windows, mandando così in pensione i vecchi servizi che usavamo per trasferire file, come il cavo Telegram, che io ho sempre utilizzato attraverso la funzione dei messaggi salvati, o vari servizi dedicati che spesso erano molto pesanti ed ingombranti. Quel servizio è leggerissimo, nascosto e praticissimo. Ad oggi però è disponibile solamente in alcuni paesi e l'Italia ovviamente non c'è, ma basta una semplice VPN per raggirare questo blocco. E ora qui partirebbe lo sponsor della VPN, che però non c'è. Se andiamo sul sito di Nervishare, vi lascio il link in descrizione, ci fa vedere il bellissimo funzionamento dicendoci non è utilizzabile nel tuo stato, ma basta aprire il Chrome Web Store, cercare la VPN, una VPN totalmente a caso, l'ho provata e funziona, e la aggiungiamo come estensione. Ce la troveremo quindi qui nel menu delle estensioni e attiviamo United States, facciamo pure la versione gratuita perché ci serve veramente per 2 secondi. Infatti, attivata la VPN, aggiorniamo la pagina. Ok, dobbiamo ritornare nella sezione di Nerbyshare. Ed ecco qua, Get Started with Beta, e ci fa scaricare il nostro bellissimo file exe. E ora possiamo tranquillamente disattivare la VPN e rimuoverla da Chrome. Apriamo quindi il file exe e procediamo all'installazione guidata. Il programma, per sfruttarla meglio, va tenuto sempre in background. Sarebbe un po' scomodo ogni volta doverlo attivare, ma comunque ho controllato nel giro di una settimana ha usato meno dell'1% di consumo energetico del computer, insomma, veramente irrisorio. Ovviamente va attivato anche sul telefono. C'è la funzione apposita nelle impostazioni o nel pannello delle notifiche. Per funzionare necessita, sia su telefono che su computer, Wi-Fi e Bluetooth attivi, perché si vada proprio su queste due tecnologie per lo scambio dei file. In particolare non hanno standard ben definito, usa un po' un misto, quindi un po' di Bluetooth, un po' di Wi-Fi per ottimizzare al meglio il trasferimento. Non è necessario che i dispositivi siano connessi alla stessa rete internet, anche se può portare dei vantaggi. Ci sono 3 scenari d'uso per questa tecnologia. Tutti i dispositivi, quindi chiunque può mandare e ricevere file, un po' come AirDrop. È un po' meno sicura, per questo richiede la conferma della ricezione di ogni file. Tra l'altro, questa modalità può essere attivata anche solo temporaneamente. Nel caso non abbiate interesse però a scambiare file con chiunque, si possono scambiare solamente con i miei contatti, quindi con coloro che avete nella vostra rubrica di Google, oppure tra i miei dispositivi, quindi solamente con i dispositivi su cui avete il vostro account Google, che è sicuramente la funzione più sicura e anche meno energivora nel caso non avete bisogno che il telefono di vostro papà, di vostra mamma, di vostra sorella vi mandi qualche file. Comunque, se avete bisogno, basta scambiare dalle impostazioni. Vediamo come funziona da telefono a computer. Apriamo i background e servizi su entrambi i dispositivi. Dal telefono selezioniamo un qualsiasi file, che può essere una foto, comunque qualsiasi cosa possa essere condivisa. Facciamo condividi, condivisione nelle vicinanze. Ci si aprirà questa schermata mostrandoci i dispositivi disponibili vicini. Asus di Enrico, ci clicco e ecco qua, foto inviata, notifica arrivata, e automaticamente la foto, senza fare niente, chiudiamo la notifica, ce la troviamo nei download, pronta per essere visualizzata qua, quando ci abbiamo messo un secondo. E invece come si fa da computer a telefono? Anche al contrario, il funzionamento è lo stesso. Prendiamo un file, in questo caso un PDF, tasto destro, invia con condivisione nelle vicinanze. Ci si aprirà la schermata e se io sblocco il mio telefono, questo verrà rilevato dal computer. Lo seleziono e voilà.
file inviato e ricevuto. Posso decidere di aprirlo nel download o proprio aprirlo come PDF nel visualizzatore e quindi vedermi il PDF. Ovviamente è possibile utilizzarla anche tra due telefoni, tra due computer o anche con dei tablet. Come avete visto già da questi due esempi, il tempo di condivisione è decisamente basso. Ho fatto però qualche test più approfondito e ho cronometrato quanto tempo ci metteva a prendere il telefono, a sbloccarlo, ad aprire la galleria, a prendere una foto, andare su condividi e mandarmela al computer. Una volta con condivisione nelle vicinanze, una volta con Telegram, come ho sempre fatto. Beh, con condivisione nelle vicinanze per una foto ci ho messo 15 secondi, mentre con Telegram 30. Ma anche in caso di file più pesanti, come un video da circa 150 mega, condivisione nelle vicinanze ci ha messo 22 secondi. Telegram 37, insomma, vince nettamente questa tecnologia. Ma facciamo qualche test più approfondito. Primo test, quanto ci mette a condividere un file a 2 giga? Eccolo qua, tasto destro, invia con condivisione nelle vicinanze, via. Qui sotto voi avete visto quanto ci ha messo, dovrei aver contato circa poco meno di un minuto, niente male. Come secondo test proviamo a disconnettere i dispositivi dalla stessa rete wifi di casa. Attenzione non a spegnere il wifi perché questo viene utilizzato per comunicare e anche se è spento, dato che su telefono poi viene riacceso automaticamente, quindi eliminiamo proprio la rete dal telefono. Il computer lo sconnettiamo dal wifi, via, sconnetti proprio dal wifi. Via, disconnetti, perfetto. Prendiamo sempre il nostro amato file da 2 giga e lo inviamo con condivisione nelle vicinanze. Il telefono comunque viene rilevato nonostante ci avvisi che se fossero connessi alla stessa rete wifi la condivisione sarebbe migliore. Vai col trasferimento, vediamo. Ci sta mettendo un po' di più a connettersi, però comunque parte. Ok, è partito. No, in realtà la velocità è più che accettabile, anche se molto ballerina. Dai 60 mega, adesso vedete un po' sale, 60 mega, 80 mega, addirittura tocca più di prima, poi scende verso i 60, a volte arriva a 2 megabits, insomma, ecco, adesso è andato praticamente a zero, insomma, una velocità comunque accettabile, non ci sta mettendo tantissimo, ma un pochino più ballerina. Insomma, per me questa tecnologia è la svolta, spessissimo devo scambiare file tra due dispositivi e questo è sicuramente il metodo più comodo e rapido, anche perché è tutto basato su servizi in background. Provatelo, installatelo e diventerete dipendenti, speriamo possa arrivare magari anche su macOS per arrivare a una compatibilità piena tra dispositivi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!